Amici ed amiche cosplay, benvenuti nel nuovo episodio di We Love Cosvideos, intervista cosplay! Nell'episodio di oggi mi sposterò verso Roma per andare a intervistare uno dei più grandi cosplayer italiani. Salve a tutti, qui Leon Chiro, massimo fomento per Cosvideos, il mio piacere e onore essere qui con voi. Fuori dal cosplay, Leon Chiro è un studente universitario, bartender, personal trainer, atleta e tante altre cose che faccio nella mia vita pur di renderla più completa possibile. E il mio problema purtroppo è non riuscire mai a trovare il tempo necessario per riuscire a fare tutte le mie attività. Come attività principale però ho sempre la priorità ai miei studi, perché ritengo che siano una cosa molto importante per il futuro. Mi alleno 4 ore al giorno più o meno, ogni giorno, e ci tengo tantissimo alla forma fisica. Vivo la mia vita con tanta felicità e fomento. Molte persone mi conoscono appunto per questo fantastico e fantomatico fomento, sul quale tanti ridono sopra, ma per me rappresenta sempre un modo di vivere, un modo di essere. Oggi come oggi, molte persone non conoscono l'arte del cosplay. È un'attività, è un hobby. E sottolineo hobby, perché molte persone purtroppo lo prendono un po' troppo seriamente come motivo di vita, ecco. Il cosplay è interpretazione, il cosplay non è carnevale, il cosplay è un'arte per come la vedo io. È un modo di evadere da questa realtà di tutti i giorni che ci può magari stressare, sopprimere un po' la nostra esistenza. Ed è un modo di evadere dalla vita di tutti i giorni. Sale al comics del 2010. Allora non ero consapevole di ciò che stessi facendo. Venendo dal campo della moda, decisi di intraprendere questa avventura. Un giorno chiesi ad un mio amico: io vorrei fare delle foto in tema Final Fantasy. E lui mi fa: ehi, possiamo parlare un attimo? C'è un'arte che si chiama cosplay e potresti farci un pensiero. Io non sapevo di cosa stesse parlando. Ho cominciato a farmi aiutare per finire il primo costume. Si tratta di Tidus di Final Fantasy X. Sono andato a questa fiera al comics del 2010 e mi sono ritrovato in un mondo parallelo. Un mondo che neanche racconti allora avrebbero potuto rendere giustizia a tale fiera. Quindi il mio cosplay è stato Tidus di Final Fantasy X, un personaggio che rappresenta l'apice proprio del cuore che ci metto nel fare cosplay, perché Tidus è uno dei miei personaggi preferiti, nonché appartenente al mio videogioco preferito di sempre, Final Fantasy X. In realtà ogni personaggio che ho scelto fino adesso sono personaggi che ho scelto col cuore, sono personaggi che in qualche modo mi hanno segnato l'adolescenza, l'infanzia, quindi è stato un po' come diventare quel personaggio stesso per un giorno, sentircisi tale. Potrei rispondere che ogni personaggio è il mio preferito, perché seguono tutti loro, ognuno di loro segue una particolare linea del mio carattere. Se devo rispondere a questa domanda, perché devo rispondere a questa domanda in modo sincero, posso rispondere Dante di Devil May Cry 3. Cuore mi sento più Tidus, un bambino che non vorrebbe mai crescere, nonostante la realtà che va avanti con lavoro, studio e tutto il resto, però mantengo sempre questo lato infantile, questo lato di cui io ne vado fiero, che si chiama cosplay. Le esperienze sul palco sono state molto particolari, perché si sono volte appunto dietro al tavolo della giuria, perché sono stato chiamato come giurato nelle ultime fiere. Ho il piacere e l'onore di ricordare la mia fantastica esperienza con tutto lo staff di Cosmovix per la settimana di carnevale, in cui sono salito ogni giorno diverso, con un personaggio diverso appunto, sul palco per intrattenere i bambini. Qualcosa di magico, qualcosa di fantastico. Il loro sorriso è diverso dalle persone che tu vedi in fiera. Perché una persona in fiera sorride perché magari puoi essere un personaggio fatto bene, sei identico e tutto il resto. Ma il bambino, quando sorride, quel mondo che ti apre davanti con un sorriso, con la magia, perché lui, per lui non somiglia a quel personaggio, tu sei quel personaggio. Ed è una sensazione che solamente i bambini riescono a darti. Ed è per questo che amo lavorare tanto con i bambini e amo intrattenerli. Quindi la mia ultima esperienza sul palco è stata per intrattenimento con i bambini. Ho avuto il piacere e l'onore di far parte della giuria delle ultime fiere alla quale ho partecipato. E l'ultima vera e propria esperienza come gara cosplay con massimo fomento, epico e tutto il resto è stata Novegro, in cui ho avuto la soddisfazione personale di vincere il premio al quale ambisco sempre di più da quando faccio cosplay, ovvero interpretazione, vincendo il premio migliore interpretazione con Edward Kenway, tratto da Assassin's Creed 4. La fiera che è alle porte prossima settimana si chiama Kitacon e si svolge a Birmingham, UK. Ho avuto l'onore e il piacere di essere invitato lì come ospite speciale. Non vedo l'ora di incontrare tutte le persone che verranno lì per rincontrarmi, per conoscermi e per vedere i miei cosplay dal vivo. Terrò un banco dove venderò le mie stampe. Terrò comunque dei workshop riguardo alla costruzione delle armi e degli accessori fatte da me. Quindi la prossima fiera si chiama Birmingham. Dopodiché in Italia la prossima fiera sarà il Romix primo aprile, dal 3 al 6 aprile. I primi due giorni lavorerò presso lo stand Planet Legend, mentre gli ultimi due giorni li userò per godermi al massimo la fiera e la domenica ovviamente in gara, perché a me il palco piace. A me piace, non è tanto apparire sul palco, non è tanto essere il protagonista,
ma tanto rendere protagonisti le persone che mi guardano, le persone che si fomentano a guardare le mie esibizioni e le mie interpretazioni, che peraltro è il motivo per cui faccio cosplay, fomentare il pubblico. L'accessorio di cui ne vado più fiero, che non posso veramente non nominare per, sia per la difficoltà, sia per le notti in bianco passate a costruirla, riguarda un personaggio particolare che mi è molto molto a cuore. Si chiama Caius Ballad. Questo personaggio ha una storia molto speciale, molto intensa, un retrogusto molto amaro. Il discorso è che inizialmente per Caius ero molto in dubbio proprio per la spada, perché rappresenta uno di quei accessori che dici non sono fattibili. Invece poi con la costanza, determinazione, cuore, fomento e tutto il resto si può fare veramente di tutto, basta desiderarlo veramente. Ci si mette lì di impegno, si cercano tutorial su YouTube, si cercano tecniche, materiali su Google, e secondo me nel mondo, come riguarda il mondo del cosplay, come riguarda il lavoro, come riguarda qualunque altra cosa, noi siamo tutti uguali, abbiamo due braccia, due gambe e un gran cervello, possiamo fare tutto ciò che ci pare. Siamo noi a gestire poi come farla e siamo noi a determinarne l'importanza e il valore che diamo alle cose. Il valore che ha questo accessorio che ho appena nominato, che si chiama Ragnarok, la spada di Caius Ballad. Come ben potete vedere qui è un bestione di 1,75 m che pesa circa 16 kg. È stata realizzata completamente a mano, scolpita in legno con 5 layer uno sopra l'altro. Rappresenta oggi come oggi la soddisfazione artistica più grande dal punto di vista degli accessori che ho creato. Questa spada rappresenta uno dei premi più soddisfacenti da quando faccio cosplay. Premio miglior accessorio vinto a Lucca. Non potevo desiderare meglio e non potrei essere veramente più felice di così. I miei personaggi sono sempre tratti da videogames che mi hanno segnato l'adolescenza, che mi hanno segnato un po' l'infanzia, che mi hanno fatto sognare proprio. Nutro da tanto tempo una passione per i videogames proprio per questo motivo, perché hanno il grande potere, quello di poterti rendere protagonista del videogame stesso, il potere di prendere il controllo, di avere il libero arbitrio, di essere quel personaggio per tutta la durata del gioco, che possa essere in terza persona o in prima persona, non importa. Per me un videogame, se vissuto col cuore e vissuto come si deve, può essere ancora più intenso di un libro, di un film, proprio perché sei tu che decidi come va la storia, come giocare. Perché oggi come oggi non è importante cosa si gioca, ma come si gioca, la difficoltà, il tempo e tutto il resto. Innanzitutto il mio consiglio più grande è essere sempre se stessi e scegliere il personaggio con il proprio cuore. Non scegliere un personaggio per le caratteristiche fisiche, non per la moda, non perché magari possa essere mainstream, non per fare colpo su una persona. Il personaggio va scelto col cuore, perché chi fa cosplay col cuore farà sempre la differenza. Quindi per me il primo consiglio è il cuore, l'interpretazione. Perché il cosplay appunto è interpretazione. Si sentirà sempre la differenza di chi fa cosplay di un personaggio che veramente conosce o di un personaggio che non conosce affatto. A me è capitato molto spesso in fiera di incontrare persone che magari volevano semplicemente mettersi in mostra e fare un personaggio scoperto. Per quanto mi riguarda, a me per i personaggi scoperti che sono capitati proprio perché sono stati personaggi che io veramente ho amato, personaggi che io veramente ho divorato sulla console, ragazzi. Per me oggi ispirarsi è fondamentale, catturare con gli occhi, imparare, capire nuove tecniche, migliorarsi, però trovando sempre appunto il proprio carattere, il proprio se stesso, perché oggi non è bello essere una copia di qualcun altro, ma è bello comunque avere un carattere bello determinato, bello definito ed essere se stessi in questo mondo, in ciò che si fa, ecco, sia nel mondo del cosplay che nel mondo del lavoro, come nella vita di tutti i giorni. Questo è il mio consiglio principale per chi comincia a fare cosplay. E soprattutto un'altra cosa molto molto importante è di porsi dei limiti, di non esaltarsi troppo all'inizio per magari piccoli successi, perché i successi sono relativi. Tenere sempre d'occhio il mondo del cosplay e goderselo sempre col cuore, con divertimento e fomento, però senza perdere d'occhio la realtà, senza perdere d'occhio la vita vera, ciò che si fa nella vita di tutti i giorni, ciò per cui viviamo, che non è il cosplay. Il cosplay è semplicemente un angolo dove evadere, un magico angolo dove interpretare questi personaggi, dove possiamo essere noi stessi, possiamo divertirci, però la vita vera è lì fuori e ci aspetta. Quindi un altro consiglio mio personale è di non prenderlo troppo seriamente, di divertirsi e di fare ciò che siamo veramente col cuore. Un elemento fondamentale nella costruzione di un'arma per un cosplay è dato dall'iter progettuale. Che cos'è l'iter progettuale? È un progetto che si crea prima di creare appunto l'arma e prima di riportare tutte le misure sull'apposito, sullo specifico materiale, per esempio il legno in questo caso. Si prendono le misure, si fanno le proporzioni precise, come ben potete vedere, di ogni piccolo dettaglio che potete, di ogni piccola altezza, di ogni piccola larghezza, in modo che poi in proporzione possa andare bene per noi. L'iter progettuale è importantissimo perché rappresenta l'input per realizzare l'arma stessa. Senza questo
si va ad occhio e le cose fatte ad occhio non verranno mai proporzionate. Per esempio, fare tante foto e documentare sempre il work in progress di come le armi stanno venendo. Questa è la base in legno, poi ci sarà tutta la scultura e tutto il bassorilievo sopra. Ed è questo il progetto, è la spada di Lloyd di Legend of Dragoon. Come ben potete vedere, questa è una base, perché il manico va sempre fatto in modo molto solido, in modo che possa tenere tutto il peso dell'arma e non si possa rompere. Preferisco sempre fare un'arma un po' più pesante piuttosto che una leggera, in modo che comunque posso garantire una piena resistenza anche agli urti, soprattutto ai viaggi, perché a me le armi capita molto spesso di portarmele in viaggio. Qui abbiamo un altro step di un'arma che, a differenza di questa che vi ho appena mostrato, che è ancora in fase di costruzione ed è in stand-by, è un'arma finita all'80%. Che cosa significa 80%? Che ci siamo quasi. Nel senso che mancano le ultime definizioni, gli ultimi dettagli. Ed è la spada di Prince of Persia, The Sands of Time. Abbiamo qui la spada con tutte le incisioni, con tutto quanto, con tutti i rilievi. E come ben potete vedere segue l'iter progettuale. Mentre qui abbiamo un progetto a sé, che non è né la spada di Prince of Persia realizzata all'80%, né questa realizzata al 20%, ma è un 0%, perché è ancora un progetto in fase di realizzazione. Detto questo, ripeto sempre, sottolineo l'importanza del prendere le misure, del cercare di trovare le proporzioni per ogni accessorio, perché magari un personaggio può essere alto 1,80 m, noi siamo 1,70 m, quindi da lì va sempre presa un po' la proporzione se si vuole fare una cosa fatta bene per i cosplayer. È un consiglio che do veramente di cuore. Posso dire un numero di premi perché ne ho vinti molti. Per me non esistono trofei, non esiste un numero specifico di trofei che possa ricompensare la vera vittoria e la vera soddisfazione nel fare cosplay per me. Ovvero il fomentare il pubblico, il sorriso delle persone, la loro felicità, la loro collaborazione, il loro supporto sulla mia pagina cosplay. Perché loro ti supportano come artista, ti fanno sentire che tu fai sognare ad occhi aperti una persona stando in vita questo personaggio di un videogame, per esempio. Quindi per me la soddisfazione più grande non è qualcosa di materiale come 10, 20, 30 coppie, non importa. Per me la soddisfazione più grande rappresenta ciò che si ha qui, nel cuore. I miei lavori possono essere trovati sulla mia pagina cosplay, su Facebook, su Instagram, Twitter, DeviantArt, e sto gestendo anche il mio canale YouTube, Leon Kiro Cosplay Art. Quindi, come ho appena detto, Leon Kiro Cosplay Art può essere trovato su ogni social network che prima ho citato. Il punto di riferimento principale della mia arte, del mio cosplay art, è Facebook, ovvero la mia pagina www.facebook.com/leonkirocosplayart. Lì possono essere trovati tutti i miei lavori, tutti i miei cosplay che ho fatto e tutti gli aggiornamenti su tutte le date dove sono ospite, dove sono stato invitato e tutto il resto. Lì mi potete seguire, e se avete anche gli altri social network come Instagram, Twitter, DeviantArt, Cosplay, Sidols e ovviamente YouTube, dove gestisco appunto i miei video. Adesso ringraziamo il nostro amico Leon per averci concesso un po' del suo tempo libero. È stato veramente un piacere avervi qui con me, è stato un onore e un altrettanto grande piacere essere qui per Cosvideos. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, seguitemi comunque sulla mia pagina cosplay se vi è interessato questa intervista. Io vorrei ringraziare tutti coloro che hanno usato il loro tempo e hanno voluto condividere parte della loro vita per vedere questo video, e vi abbraccio tutti con il massimo fomento possibile. Ragazzi, siete sempre voi stessi e ricordatevi sempre, il cosplay è arte, interpretazione e soprattutto divertimento. Vi abbraccio forte. Leon, ciao. Questo episodio è veramente tutto. Se vorrete, ci vedremo nella prossima fiera oppure nel prossimo episodio di We Love Cos Videos. Take a look past the innocence. Take a step back to yesterday.